fatto sono stati toccati tutti quelli che sono scesi in campo veramente con grandissimo senso di quello che ci stavamo giocando. Poi quando si gioca con questo tipo di approccio tutto viene un po' più facile, nel senso che si possono fare degli errori, però alla fine i numeri parlano tutti. 125 a 68 di valutazione totale, parliamo di 1, 2, 3, 4, 5, 6 giocatori di OPC. Quindi sicuramente un'importante vittoria, un'importantissima vittoria, conseguita veramente con quello che i casertani possono apprezzare. Guardando i fischi a Stefano e poi a Stefano, da quel momento dai fischi e poi all'inizio del terzo quarto, è stato bravo lui perché lui ha risposto anche tu, ha risposto anche con cara, ha risposto con cara. Se lo guardiamo i primi due quarti, lo mettiamo a casa noi in alcune. Se guardiamo il terzo, quarto, quarto, gli firmiamo un aumento da puntuale. Poi speriamo di trovare un po' di comune per tutto questo. La mossa di Scott da 5 è stato negli ultimi minuti una bella scossa in difesa, in mezzo anche con una persona che ha aiutato magari con la zona, la sua pericolosità. Sì. Penso che noi abbiamo avuto eventi importanti sia con Scott che Brooks, dei lunghi, abbiamo avuto momenti importanti con Michelovi, abbiamo avuto momenti importanti quando abbiamo giocato anche con un certo, in quel momento lì credo proprio Scott ha sporcato 4-5 palloni, che ci hanno permesso di creare e di fare un break. Sì, sicuramente. È vero che mi sono trovato con una valutazione molto risicata, perché oltre all'assenza di Vitali, influenzato, anche Chris ha aumentato un colpo al ginocchio, per cui non se la sentiva di ritornare a giocare. Per lui si è rifiutato. Però è vero che Tommasini ha fatto la sua partita a palla da solo, Carlo quando a palla da solo, questo è anche noi lo stesso. Proprio perché, come ti ho detto prima, dalla partita di coloro che sono scesi in campo con un grande senso, con grande consapevolezza di che cosa si stava giocando con loro. Da questi ragazzi qui bisogna fargli un applauso. Hai preparato la partita in modo, ovviamente, giocarla senza limitazioni di campo è un po' le carte in tavola. L'approccio, soprattutto di difesa, venga pulito secondo quanto è figlio anche di questa situazione. Ma non so se... no, non credo. Abbiamo giocato prima due quarti un po' impauriti, loro hanno tirato molto bene, secondo me hanno giocato in eccellente, muovendo bene la palla e tirando anche molto bene. Sicuramente noi non abbiamo avuto la stessa aggressività nella seconda parte, anche se dopo un inizio incerto li avevamo recuperati, se non andati avanti, poi abbiamo riperso. Sai, sono quelle cose, non so, lì non ho cambiato la partita. Abbiamo cambiato il piano della partita nel terzo e nel quarto tempo, quando abbiamo dovuto usare Jeff, e dove siamo andati in 4-5 situazioni molto veloci da lui in post basso, e la difesa su Peter Roll abbiamo cambiato. Perché c'è il primo... Prendiamo troppo vantaggio e non siamo riusciti. Loro sono stati anche molto bene. Anche nella difesa Piccheroli, però con Tommasini era un'efficacia diversa. Sì. Lui su Piccheroli sì, sì.
però era proprio la posizione dei lunghi che ci ha messo un po' di più, anche di movimento, allora. Anche perché poi Anosic ha fatto delle giocate passando a palla e Musso c'è sempre punto, però sono stati bravi ad aggiustare le cose. Belle, scusami, no. Anche io chi l'ha preso? Mi hanno detto che l'ha preso. Anche no? No, l'ha detto agli arbitri, la rossa. Ah, ha fatto segno C, scusami. No, va alla panchina. La cosa che è successo è che tutta la partita ci richiamano, perché io ho ricevuto 2 o 3 volte il richiamo da Bancò perché aveva la panchina che si alzava sempre. L'ho visto, mi ha frenato anche poi il esatto. E poi è successo questo episodio che onestamente io credevo l'avessero dato a Baglioni, perché era già stato richiamato. In realtà non è stato detto che è stato preso dalla tenta di armi, però onestamente non lo so, non posso dire. No, vediamo alla panchina. Sicuro, la panchina alla panchina per evitare le cose. Tony Esley si è integrato secondo te? Come lo hai visto a differenza di dopo Venezia? Grosso modo? Sì, secondo me può fare ancora un po' meglio. Ancora non ha tutto chiaro quello che deve fare. Secondo me. E noi non siamo ancora così. Bravini a capirlo. Anche lui non è come. È vicino a quello che è Cameron, ma non è Cameron. Non ha la stessa abilità nei piedi per correre veloce negli spazi e fare un salto sopra il ferro. Poi lui qualche volta nei primi 2 quarti non ha preso un paio di ricezioni che forse i passaggi non erano granché, però forse lui non era pronto per prenderle. È vero che alla fine lui la sua partita come a Venezia l'ha protetta abbastanza, perché finisce con 16, 12 rimbalzi, 23 di valutazione. Quindi diciamo è positiva la cosa, come vediamo la firma, no? Certo. Poi ci vuole chiuso il discorso salvezza, scaramanzia, tutto quanto. Si guarda solo Mancinezza. Io penso che sì, anche se stasera sono stato bene. Monte Granara ha fatto la sorpresa. Esatto. Cremona ha vinto a Bologna. Cremona ha vinto a Bologna. Io penso che è una serata senza un dispiacere, non dico peso, però una serata difficile per peso, visto i risultati che ci sono stasera. Noi, io credo che matematico, mancano ancora 3 partite, però è vero che oggi noi abbiamo 10 punti più di Pesaro e abbiamo 2-0, vuol dire che sono 6 vittorie in più nella sostanza. Però diciamo che abbiamo fatto un risultato importante in questo. Diciamo che da domenica il primo risultato di Chiedi a Venezia, Reggio Emilia e Lini non è preso. Pensiamo alla Juve Caserta, vediamo di andare avanti giornata per giornata, pensiamo di fare il nostro dovere nel mondo. Quello che succede con gli altri. Rispetto a Venezia, dove la squadra è rimasta piatta, non ha dato segni. Un passettino in avanti, anche una notizia mentale, pensare una partita che si era messa male. Ma sicuro, ve l'ho detto ieri in conferenza stampa. A Venezia siamo rimasti tutti delusi di cosa abbiamo fatto. Non siamo riusciti a giocare. E ne avevamo parlato una settimana con lo squadra. Stasera all'intervallo eravamo consapevoli che avevamo giocato un terzo tempo lasciando loro 30 punti, cioè non è che noi possiamo pensare di vincere anche se poi finiamo segnando nei 100, però se tu concedi alla squadra avversaria in casa tua 30 punti in quarto si va da poco. Abbiamo avuto la forza di stare coesi, di produrre il gioco sia in difesa che in attacco. È vero che in casa secondo me emotivamente ci viene un po' più facile, giochiamo con un po' più di fiducia, quando invece dobbiamo contrastare questa stessa fiducia nel campo avverso, fuori casa, non abbiamo più se stesso. Abbiamo giocato la nostra palla canestro in difesa, altre ore di transizione. Abbastanza, sì. E lì ci siamo. Devo dire che loro ci hanno chiuso alcune situazioni
importanti e questo deve essere stato motivo per cui mettendo qua più fuori abbiamo fatto fatica. Poi io credo che in modo particolare Stefano Nanni è stato bravo a leggere la partita.